Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Qualcuno di voi mi ha proposto una sfida e mi ha detto: Kiria, riesci a far fuori tutti i membri dei club tranne i leader? Non lo so se ci riesco, lo scopriremo subito in questo video. Per prima cosa mi sono messa le mutandine da strage, che sono sempre una buona idea per non impazzire, e adesso andrò a cercare qualcosa di molto utile per aiutarmi in questa impresa, almeno per il primo giorno. Ovvero il coltello del club dell'occulto. Magari me l'avete già visto fare un'altra volta di usare questo trucchetto, e dopo tutto perché non usarlo visto che è tanto efficiente. Akane, mi scusi, io non è che avevo cattive intenzioni. Perché mi guardi, Akane? Perché ti sei innamorata di me? Non sei senpai, non mi interessi, sparisci. Ecco, appunto, brava, sparisci. Mi serve anche il coltello da cucina, perché non si sa mai. E visto che siamo nel club di scienze, c'è una cosa che posso fare e farò molto volentieri, ovvero scaldare il mio coltello per renderlo un tantino più pericoloso. Ecco qua, che bello. Oh, scusami, non volevo assolutamente, mi dispiace. Però adesso vi potreste togliere di torno, per favore, voi tutti tranne lui. Lui può rimanere un attimo qui con me, ecco, lo farò rallentare in modo che non raggiunga gli altri suoi amici essendo il leader. Ok, no, non importa, scusami, non ti volevo disturbare troppo. Ecco, guardate come sto facendo scorrere il tempo con i leader. Guardate, gli faccio pure un complimento poco prima che finisca il tempo. E adesso sei un ragazzo bellissimo. Oh, grazie, lo apprezzo. Ecco, bravo, adesso che sei lontano dagli altri sparisci, vai. E mettiamo il coltello al suo posto e riprendiamolo infuocato. Sbrigati, demone, per favore, sbrigati. Sbrigati, signor demone, che altrimenti sta gente si riunisce in gruppetti. Non voglio che succeda, sbrigati, per favore. Grazie. Qua mi vedono però commettere guai. Qua mi vedrebbero. Mi vedrebbero, mi vedete tutti. Mi vedono tutti, quasi tutti almeno, ok, com'è che quegli altri laggiù del club degli sport non si sono accorti di nulla? Non lo so. La gente sta letteralmente bruciando e nessuno sembra farci caso. Il leader non credo sia morto, perché non era quella la mia intenzione. Scusi lei, ma il leader dove sta andando? Non lo so, non ci capisco più nulla. Dove stanno scappando le persone là fuori? Dove stanno scappando? Dove state andando, ragazzi? Dove state andando? Prendiamone uno, prendiamone due, dai, anche te. Tutti tranne il leader, ma non vedo più nulla. Non vedo più nulla. Dove sono tutti quanti? Anche te? Scusa, ma nessuno si spaventa che mi vedano in queste condizioni? Nessuno si spaventa veramente? No, vabbè, ma così è troppo facile, ragazzi. Così è veramente troppo facile. Forse non doveva utilizzarlo troppo questo metodo. Doveva utilizzare qualcosa di un pochino più tradizionale, Ma il leader... Ah, ok, se ne sta andando adesso. Meno male, se ne è accorto che c'è qualcosa che non tornava. E tu tutto solo... Povero cucciolo, povero cucciolino. Do, dove stai andando? Vediamo un po' dove, presa. Usiamo il vecchio sistema, da yandere. Oh, eccoli, venite. No, te no, perché sei il leader, non mi interessi. Te però sì, te mi interessi. E anche te mi interessi, vieni qua, perfetto. Qualcun altro? Sì, qualcun altro sì. Ok, perfetto, anche te. Vecchio metodo funziona sempre. E anche la vecchia risata funziona sempre. Ste ragazze del consiglio studentesco funzionano poco, dai. Alla fine, Budo no. Budo, dove hai lasciato i tuoi amichetti? Ah, ecco dove. Oh no, ho sbagliato coltello, volevo usare l'altro. Budo, te non mi interessi però, Te sì, te mi interessi però. E dov'è l'altro? Anche te mi interessi. Però Budo dove sarà scappato? Budo è andato a divertire un insegnante di sicuro. Accidenti a lui. Beh, tu... non sei il leader, quindi potevo farti fuori, giusto? Giustissimo. Allora capiamoci. La polizia sarà qui a momenti e io vediamo cosa ho combinato. Allora, il club di cucina lo devo intaccare un po' meglio di così, perché veramente potevo far di meglio, purtroppo non ho fatto di meglio. Il club dell'occulto è a posto, quello di teatro è a posto. Di videogiochi lo sistemerò strada facendo. Mi è sfuggito uno dei ragazzi del club di arti marziali e il club degli sport è sistemato. E quello dei bulli non ancora tanto. Andiamo a farsi una doccia e non pensiamoci più. È troppo rischioso provare a dare in giro in queste condizioni. È inutile che facciate le foto ora, è tardi per fare le foto. Via questo. Ok, buttiamo via anche questo. E buttiamo via anche quell'altro. Dov'è? Ecco, via anche te. Shock. Ora che sono completamente pulita, l'inventario è pulito, posso anche attivare. E arrivederci, grazie a tutti. Oh no, Akane, cosa hai visto? Akane, cosa hai visto? Oh no, c'è un funerale. Chissà chi l'ha provocato questo funerale. Ops, è morto
morta anche Cocona, come mi dispiace. Ok, l'atmosfera della scuola fa veramente schifo. L'unica cosa colorata sono rimaste le mutande. Lui rimane qui perché è da solo, poverino. Oh, caspita, è vero, devo far fuori anche i membri del club delle fotografie. Loro sì che saranno un casino da buttare giù, maledizione. Però con l'atmosfera così voi non vedete un tubo da casa, quindi tanto vale che la cambi. Sì, lo so che è poco plausibile che l'atmosfera della scuola sia questa, ma altrimenti non si vedeva niente. Ricordiamoci che un'arma sempre efficiente sono le forbici nella stanza del cucito. Prendiamoci le forbici e andiamo a mietere un po' di vittime non appena tornano tutti dal memoriale. Allora, visto che avevo bisogno di un'arma che non mi faccia sporcare di sangue quando la uso, è meglio se cerco di sconfiggere uno dei delinquenti, così posso rubargli l'arma. Tipo te, esatto. Grazie signor leader, grazie mille. E stia allegro perché oggi non l'ammazzo e neanche domani probabilmente. Grazie per la mazza da baseball. Infatti prendere la mazza da baseball, non voglio farvi ancora del male. Ciao piccola Sakura, come stai? È bello innaffiare i fiori? Ciao anche a te donna, ciao anche a te. Come va? Tutto bene? Molto simpatico, conoscerti, carino. A cane? A cane no, a cane no, a cane no, a cane no, a cane no. E tu invece sì, e tu invece sì, tu invece sì. Tutti a scappare adesso? Tutti a scappare, dai. Cominciate a scappare. No, scusami, non volevo distrarti. Non badare a me, mi raccomando, non badare a me. Ciao. Ok, qui c'è tipo un assembramento umano di 58 persone. Tutte spaventatissime, giustamente. Vediamo se trovo qualcuno ai piani inferiori, allora. Ciao, non badate a me, mi raccomando. Non badate mai a me. Oh, proprio te cercavo, sai? Proprio te cercavo. Vieni qua. Vieni qua, bravissimo, bravissimo. Ottima idea metterti qua. No, guarda dove sono tutti quanti qui. Ok, ok, eccone una che potete cercare di ammazzare con molta discrezione. Moltissima discrezione è la parola d'ordine di oggi. Ok, purtroppo sono ben lontana dalla risoluzione dei miei enigmi, ma in qualche modo ce la dovrei fare. Ho lasciato l'arma là sotto, quindi dovrebbe essere abbastanza comodo come sistema. E vabbè, ormai il tempo è finito, dai, quello che ho fatto ho fatto. La polizia arriva a scuola, trova un po' di confusione, ma non trova armi del delitto perché sono stata troppo brava e io sono assolutamente innocente. Tutti se ne vanno e ciao senpai, sei scemo. Il club di scienze ormai ha soltanto caga al suo interno e la ragazza del club di giardinaggio ha ancora una persona o due, però riuscirò a acchiappare anche loro prima o poi, eh. Allora lei, buongiorno, mi scusi, ho bisogno di nuovo della sua mazza da baseball. Sì sì, mi fa comodo, mi serve, perché è stato veramente bello andare in giro a prendere la gente a mazze da baseball in faccia, quindi lo voglio rifare il prima possibile e voglio anche essere molto stealth mentre lo faccio, quindi ciaone, fatemi uscire da questo circolo di delinquenza. No, guarda, una ragazza del club di giardinaggio che se ne va qui tutta tranquilla e carina da sola. Tranquilla bimba, ci penso io a te, ci penso io a te. Basta che nessuno ti noti, vai ancora un pochino più là, ancora un pochettino, ancora un pochettino. Tanto i vetri sono trasparenti solo per modo di dire, perfetto. A posto, un bel incidente, pulito pulito. Midori, che ne sai tu che non sono un membro del club degli sport esattamente? Chi te l'ha mai detto che non lo sono? Chi te l'ha mai detto che non lo sono? Chi te l'ha mai detto che io non sono un membro del club degli sport? E se invece lo fossi? E se invece lo fossi? Devo guardarmi intorno tipo 427 volte per assicurarmi che nessuno vi rompa le scatole. Per esempio adesso devo entrare qui dentro e fare in modo di attirare una delle ragazze del club di musica. Ecco, questa tipa per esempio ha sentito. Vai, vieni a dare un'occhiata. Guarda, una mazza da baseball. Non dovrebbe stare qui, dovrebbe stare in palestra. Oh, vieni a controllare, donna. Donna, vieni a controllare. Vieni a controllare. Bravissima, bravissima. Guarda, cosa c'è per terra. Oh, ma sai camminare. Ah, eccola. Ok, ha visto la mazza da baseball, adesso si avvicinerà per prenderla e quando sarà abbastanza vicina la prenderò io. Ok, vai, girati, girati, la porto a posto io, tranquilla, lo so che non sono un membro del club degli sport, non lo sei nemmeno te, non lo sei nemmeno te. Ciao, buon divertimento. Vieni un po' qua, gita, vieni un po' qua. Guarda cosa c'è qui per terra, guarda cosa c'è. Anche la tua amica è molto incuriosita quando ha visto la mazza da baseball. Vieni, vieni, devi guardare la mazza da baseball, gita, dai. Muoviti, guarda, guarda cosa c'è, guarda cosa c'è. Bravissima, l'ha notata, l'ha notata. Adesso fingi di prenderla, fingi di prenderla. No, tranquilla, ce la porto io in palestra. Ce la porto io, tu devi pure le spalle come se niente fosse. Vai, vai tranquilla. Vai tranquilla. Buonanotte. Com'è che la polizia riesce sempre a trovare il modo di rompere le scatole prima del tempo? Io non capisco. Un'altra ragazza del club di musica da tirare nella mia trappola. Vieni qua, bimba, vieni qua. Esatto, esatto, guarda cosa c'è per terra, cos'è? Perché è qui? Ma allora? Ecco, l'ha notata, brava, brava, notala. Brava, notala, 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 notis mi senpai. Ci penso io a riportarla a posto però, ci penso io.
Ci penso io. Vattene. 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 Bravissima, bravissima. Come sono brave queste ragazze del club di musica. Come capiscono tutto alla prima. Però mi sa che la ragazza del club di giardinaggio l'hanno notata un po' troppo presto, eh. Questo mi romperà le scatole. Voi non badate a me, eh. Ok, l'ultima. L'ultima da tirare nella mia trappola. Vieni qua. Non mi sente così. Ora mi senti. Ora mi senti. Ok, la vista, la vista. La vista, la vista, la vista. Però la prendo io di nuovo. Sì, va bene, l'ho già detto alle tue amiche, ci penso io a portarle via queste cose, state tranquille, dovete stare tranquille, non mi permetterei mai di lasciare una bellissima mazza da baseball come questa insanguinata dentro un armadietto. Mia wife, guarda, sì, hai ragione, non dovrei stare con questo affare, lo vado a portare subito via, lo porto subito via, tranquilla bimba, tranquilla. E gli altri due dove sono finiti però? Oh, ma c'è un'altra mazza da baseball qui in giro. E c'è anche una chitarra, questa sì che la rubo volentieri. E la lascio qui davanti a lui. Oh, ha trovato una chitarra lui. Ha trovato una chitarra, che bella la chitarra, che bella la chitarra. Ecco, brava, avvicinati un po'. Dai, 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 tranquilla, torna a sedere, torna a sedere, torna a sedere, torna a sedere, torna a sedere. Brava, brava, torna a sedere. Cosa ha visto lei? Cosa ha visto? Che la polizia sta già arrivando. Cosa hai bisogno di fare che ancora non è stato già fatto, mi chiedo. Avvicinati prima la ragazza, avvicinate la ragazza, avvicinate la ragazza e peso. Dai, tutti tranquilli, ci penso io a portarla dietro. Ci penso io a portarla indietro. Perché tutti hanno paura che non possa portare una mazza da baseball indietro? Questa qui è un'ingiustizia nei confronti di Ayano. Tutti possono fare quello che vogliono e se tocco qualcosa io sono subito colpevole di chissà quali crimini. Il club di cucina è ancora un po' troppo fornito. E qui ci sono i due fidanzatini che mi sono scappati. Qui manca il tizio del primo piano, che qui manca un po' di gente. Manca un po' di gente, maledizione, ci sono anche delinquenti da trovare in modo di eliminarli. Ma come farò, mi chiedo. Ah, ecco dove sono sti due. Sei abbastanza lontano da non rompere le scatole. E una. E due. Perfetto, perfetto. Anche il club dei videogiochi è a posto. C'è quello di arte e quello di arti marziali che mi stanno veramente dando il tormento perché mancano delle persone. La polizia arriva a scuola, trova un po' di confusione, ma io sono una brava bambina e i club vengono magicamente chiusi. Oh, come mi dispiace. Ma guarda un po', qui è pieno di funerali, ma nessuno sembra essere preoccupato da questa cosa, il che mi sembra molto strano, ma è così che si vive in questo pianeta. Proviamo a infastidire un po' qualcuno. Tipo te, adesso noterai che ci sono delle forbici per te. Ma non il coltello, volevo dire le forbici. Le forbici. Le forbici. Ci sono delle forbici, le hai viste? Portale via. Portale via, uomo. Portale via. Prima che qualcuno mi noti. Prima che qualcuno mi noti. Distraiamo le persone. Adesso lo noterà. Adesso lo noterà. So che lo noterà. Vero? Sì, l'ha notato. Era chiaro che l'avrebbe notato. Era ovvio che l'avrebbe notato. Tutti lo stanno notando. Va bene, ho capito. Sì, lo so che adesso chiamerete tutti la polizia, lo so benissimo. Ma io devo trovare il modo di farvi fuori lo stesso, dai. Tutti tranne il leader, più o meno. Vanno bene tutti tranne il leader del club. E fu così che lo raccolse il leader, chiaramente. Mi sembra giusto. Vabbè, le prof sono già bloccate. Quindi tanto vale andare qui con le cattive. Ciaone a tutti e ciaone pure a te. E arrivederci, club di. A te non ti faccio niente, tranquillo, te del club di teatro. Stai tranquillo. Oh, ciao. No, no, non è sangue, non è sangue, tranquillo. Non è assolutamente sangue, non è mai sangue, non è mai sangue. Allora, io adesso devo fare una piccola lotta con voi ragazzacci. E te ti ho sconfitto, quindi grazie, arrivederci. Su, che devo farvi fuori tutti, in qualche modo. Devo farvi fuori tutti, in qualche modo. Perfetto, grazie, benvenuto nel club di quelli sconfitti dalle Kirie Yandelose. Dai, dai, che ho fretta, che se no mi arriva la polizia. Qui ho da farmi il bagno, da fare tutto ancora. Tocca anche a te adesso, tocca anche a te, tocca a tutti. Tutti tranne il leader. Il leader si salverà perché è il leader, quindi non voglio fargli niente. Dai, non rompere, non rompere. Dai, dai, lotta, lotta, lotta. Lotta, che la nostra Yano da sola riesce a tenere testa a tutti quanti. Bravissima, Yano, bravissima. Ed eri pure disarmata. Sei sempre la migliore. Sì, anche voi siete bravi, però. Devo dire che siete parecchio bravi anche voi, ragazzi. Devo ammetterlo, devo concedervelo. Non pensavo che anche voi aveste questa intenzione. Avete dovuto aspettarmelo. Non sapevo che avessero la personalità eroica sotto sotto. Non me la. Ah! Aspettavo proprio. Allora, dai, ho completato tutti i club. Mi mancano soltanto lui e il club di fotografia. Vediamo se ce la riesco a fare perché mi rimane soltanto un giorno per portare a termine questa cosa. E adesso devo necessariamente andarmi a lavare. Potrei anche rischiarmela, ma credo che sia un po' troppo pericoloso rischiarmela adesso. Rischio soltanto di farmi beccare e di dover rifare tutto da capo, quindi andiamo così come stiamo. Ok, e così dovrei essere salva.
La polizia arriva a scuola e trova un po' di confusione, ma io sono stata troppo brava, anche se c'è una persona che mi accusa. E vabbè, lui mi ha visto, ma è l'unico testimone visivo che ho, e quindi pazienza, arrivederci a tutti e ciao ciao! Allora, fino a questo momento vi ho sempre cambiato l'atmosfera perché non si vedeva assolutamente nulla perché è troppo bassa. Adesso è comunque bassa, ma non abbastanza bassa da non farvi vedere assolutamente niente. Questo vuol dire che posso tenerla così, visto che l'ultimo giorno voglio finirlo con l'atmosfera così. Almeno in questo modo posso sfruttare il fatto che i fotografi se ne vanno in giro per i cavoli loro, visto che li ho lasciati per ultimi volutamente. Ecco, c'è qualche personcina a cui devo far fare una fine un pochino indegna, oltre ai fotografi, ovvero all'amichetto di Budo, e farò in modo di fargliela fare. Stavolta voglio andarci un pochino più cattiva, però. Guarda chi si vede, posso parlare? Posso parlare con lui, mi dirà sicuramente una cattiveria. Non parlarmi, lo so che hai ucciso qualcuno e mi assicurerò che tutti lo sappiano prima o poi. Ok, come ti pare. Guarda che ti è ancora andata bene, che ti ho risparmiato, uomo. Ho preso le forbici così posso farle cadere in mano alle persone che magari devono togliersi dalle scatole per un motivo o per un altro. Tu in realtà sei al sicuro, a te non ti faccio niente, a voi invece qualcosa vi faccio. Soprattutto a te, bimbo, soprattutto a te. Vediamo se nota le forbici. Sì, le ha notate. Le annotate come? Bravo, prendile, prendile e portale a posto. Proviamo a usare l'estintore per fare questi giochini sporchi. Vediamo se riesco a usarlo tranquillamente. Appena cane si è levata di torno, ovviamente, eh. Non guardare, bimbo, non te lo meriti di vedere queste cose. Ops! Ops, ops, ops. Meglio se lo togliamo di qua prima che qualcuno se ne accorga. Portiamolo subito al sicuro. Ecco, poverino. Poverino, non se lo meritava assolutamente. Vi ricordo che questa è una challenge, che queste cose sono divertenti solo perché sono videogiochi, solo per quello. Altrimenti non sarebbero affatto divertenti, sarebbero piuttosto tragiche. Allora, guarda cosa è caduto qui per terra. Guarda che cos'è. Un paio di forbici. Un paio di forbici, dai. Raccogliele un po', raccogliele un po', che ci penso io a salutarti. Questo qui che se ne va in giro con l'estintore, mannaggia lui. Ok, quello ha riportato le forbici a posto. No, non sono un membro del club degli sport, era ragione, non dovevi portarmela in giro. Ma tu non ci pensai troppo, d'accordo? E va bene, ho capito, me l'hai voluto tu, eh. L'hai voluto tu, dove sei? Dove sei? Vieni qua. Vieni qua subito, grazie. Ciao. Ops, mi sa che qualcuno mi ha notato. Mi sa che qualcuno mi ha notato. E non fa niente, non fa niente. Non è successo quasi nulla in realtà. Dai, non rompete. Ferma lì, bimba, mi raccomando, non ti muovere. Bravissima, bravissima. Ma le forbici sono sparite. Chi ha preso le mie forbici? Adesso come faccio ad attirare le persone? Mi serve qualcos'altro? Mosume, accidenti a te! Devo prendere un estintore adesso! Devo prendere un estintore e lasciarlo qui e sperare che qualcuno lo noti. Vediamo chi dei due lo nota. Budo? Va bene. Ok, Budo, tutto il tempo da allontanarti un bel po' allora. Perciò tu, mio caro amico, è il momento che faccio una brutta fine. Sì, mi sono sporcata di sangue, sì, mi dà fastidio se mi sporcata, ma non mi interessa. Mi manchi solo tu adesso, solo tu. Dove diavolo ti sei nascosto? Dove sei, uomo? Dove ti sei nascosto? Devo trovarti. Eccoti qua, eccoti qua, eccoti qua! Preso, preso! Scooby-Doo malefico, preso, ti ho preso. Allora... Capiamoci, sono sporca di sangue, ho un coltello insanguinato in mano, ma non me ne frega niente. T'ho 3 minuti per cavarmela, me la caverò e adesso finalmente ho portato a termine la mia bellissima sfida. Sono riuscita a far fuori tutti i membri dei club, tranne i leader, perché i leader non volevo farli fuori, perché non aveva alcun senso farlo, perché sono leader, voglio dire, se la caveranno fai leader di qualcos'altro, tranne quello del club di teatro, perché lui deve morire. Comunque, ma non in questa sede, morirà in un altro video. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per avermi suggerito questa challenge, è stata veramente, veramente difficile, non pensavo sarebbe stata così tanto, avevo già provato tempo fa a fare una challenge in cui dovevo ammazzare tutti i membri dei club e anche quella mi aveva fatto veramente tanto dannare l'anima, se volete ve la trovate in descrizione. Se avete altre sfide per me, mi raccomando, scrivete nei commenti, ma magari un pochino più facile di questa, che altrimenti ci stiamo fino a domani. Grazie a tutti e alla prossima con Kirian da Eternal Love e il magico potere dei coltelli da Yandere. Ciao! E ricordatevi che queste cose sono divertenti solo finché fingete che lo siano, perché poi se no diventano un po' drammatiche. Ciao!